sono sere in cui non riesco proprio a concentrarmi. Si accavallano i pensieri, i sogni, le paure e non esce nulla di concreto. Ascolto la solita musica o leggo un libro già letto. Non riesco a fare nulla di nuovo, quasi mi spaventa la novità. Vorrei fare un film, ma temo di dire cose già dette o di farmi influenzare da altri registi. Dai, tranquillo, non ci conosce nessuno ancora. Sì, nessuno ci conoscerà mai così. Sai cosa? Forse... Ciao ragazzi, vi vedo un po' sconsolati. No. Ascoltatemi, io porto la parola di... Sono felicemente ateo. Anch'io lo ero. Poi ho capito... Scusa, dai, stiamo parlando di cose serie, per carità, niente contro di te, però... Sciocchi ragazzi, siete dei peccatori. Lui vi punirà. Oh, se vi punirà. Sai, mi succede una cosa strana. Ogni volta che osservo attentamente una ragazza che mi piace, lei resta immobile e mi guarda. O se non mi guarda, è comunque immobile. E se la smettessi di guardare le statue? No, no, non sono statue, sono vere. Eccolo, il solito fannullone. Sei andato all'università oggi? No, ci vado domani. Hai pulito il bagno? Lo lavo dopo. Ma come dobbiamo fare con te, eh? Dai, Enea, è sempre una moglie in pieno ciclo. Non sfottere tanto te, che passi tutto il giorno con i tuoi amici al centro sociale. A fare cosa? A discutere su come grattarsi senza graffiarsi. No, guarda che parliamo dei problemi e cerchiamo anche di risolverli. Facendo casino in piazza. No, guarda tu un borghese col ciclo. Allora, fammi un filtro. La lotta di classe! La rivoluzione! Li usano solamente. Ah, da domani sai che faccio? Divento imprenditore e pago i miei operai. Anzi no, 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 non li pago. Non se lo meritano. Va meglio così per caso? Sei un cretino. E dai raga, non facciamo come al solito. Eccolo, come al solito. Vedi, ogni volta che si cerca di parlare di qualcosa, se ne esce lui dicendo di non fare come al solito. Tu devi andare ad abitare da solo in montagna, a predicare calma e quiete alle foglie morte. Ma hai preso un'aula nuova per stare meglio? No, vado a prendere un giornale. Sciopero dei giornalisti. Allora prendo la macchina e vado il più distante possibile da voi due. Sciopero dei benzinai. Vado in tram. Sciopero. Vado in biblioteca. Sciopero della cultura. Mi connetto a internet. Sciopero dei server. Vado a vedere un concerto. Sciopero. Va bene, ho capito, rimango a casa. Rimango a casa e me ne vado a letto. Ma voi due non vi voglio più sentire. Tu rollati tutta la casa. E tu organizza tutte le sommosse che vuoi. Basta che mi lasciate in pace. Chiaro? Ma dai. Ma fatti un tiro. Guarda che ti fa stare meglio, ti tira sul morale. Poi ci facciamo un bel giro sui navigli. Hm? No, non pensare più ai tuoi problemi, dai. Guarda che io non ho nessun problema, sai. Ti ha mollato la ragazza. E i tuoi non ti danno più una lira. All'università. Va bene, fumo, fumo. Basta che me ne stai zitti, zitti! Me ne vado a letto. Ma dici che se n'è accorto? Che era solo tabacco. Da quando va a quel call center non è più lo stesso. Si alza di notte, grida, pronto, pronto, mi sente? Vabbè. Andiamo a dormire. Andiamo, va.
Capisci? Alla base di tutto ci sono nozioni di fisica, di chimica, di arte, di storia. Niente scollegato. È un mosaico perfetto. Cioè, è un insieme di concetti che messi ma insieme. La vita, ma...